Lei prima ha parlato degli studi di ingegneria che proprio non erano a far suo. Ma si ricorda il giorno in cui ha messo le mani su una tastiera bianca e nera? Ma avevo 8 anni in una chiesa di fronte a dove abitavo e c'era un armonium. Sentendo suonare l'organista e provai a fare qualche nota su questo armonium. Basta. Così. E poi è cominciata l'avventura? No, poi dopo no, perché i miei mi fecero andare al collegio navale, tutte le scuole, il liceo, poi mi mandarono a Roma all'università e quindi sapete già come è andata a finire, no? E il ricordo più bello della sua carriera luminosissima, ce ne saranno miliardi, uno? Sì, tanti, uno? Beh, anzitutto l'incontro con Ella Figera, poi un altro... sono stato il primo pianista di Chet Baker, sono riuscito anche a suonare un brano con Billie Holiday. Pensate, quindi tante cose. Conoscere il fratello di Gershwin a New York, quello che scrisse tutti i testi di suo fratello. Un'ultima cosa che riguarda l'universo femminile, quanto le donne che ha incontrato, le donne anche non sulla scena, sono state così motivo ispiratore della sua... Non tante, perché tranne una o due forse nella mia vita, l'ultima che ho, che già dura da parecchio tempo, perché c'è un fatto musicale alla fonte, capito? Eh sì, perché se no due persone diverse, una non ama la musica e l'altra sì, è difficile il dialogo.